La FLC CGIL Abruzzo Molise e quella di Teramo sono tornate a denunciare le incognite e le preoccupazioni per questo inizio dell'anno scolastico 2022-2023. In particolare la carenza di personale che per i sindacati creerà non poche difficoltà alle scuole, che sono al lavoro per garantire la frequenza in classi in presenza e in sicurezza per tutto il prossimo anno scolastico. Chi doveva impegnarsi a fondo per garantire una ripartenza sicura migliore non l'ha fatto. E penso soprattutto alla politica, che non ha dato le risposte che noi chiedevamo in termini di organici, in termini di superamento del precariato, in termini anche di misure di sicurezza. Noi veniamo da anni in cui c'è stata la didattica a distanza, abbiamo affrontato duramente i problemi del Covid. Adesso mi sembra che siamo di fronte a una sorta di rimozione del problema. Addirittura ci sono delle indicazioni nazionali in cui si consigliano alle scuole di aprire le finestre, ma noi sappiamo che non è questo il modo di intervenire. Bisognava, per esempio, agire con i sistemi di reazione, agire tramite un potenziamento degli organici. Basti pensare che in Abruzzo noi l'anno prossimo non avremo la conferma di 2.000 posti di lavoro sull'organico Covid, che era quello che è riuscito anche a superare questa fase emergenziale e che è un organico che ormai serviva anche per l'ordinario. Non avere questi posti sicuramente porterà molte, molte criticità all'interno delle scuole, soprattutto per il personale ATA. La provincia di Teramo a livello regionale è quella che sta vivendo maggiori difficoltà per la carenza di organico, con circa 250 unità in meno tra insegnanti e altro personale al di fuori di quello ATA, condizione che, come facilmente prevedibile, si ripercuoterà negativamente sulla qualità dell'istruzione. Noi già abbiamo avuto una riduzione significativa del numero di alunni. A partire da quest'anno scolastico avremo meno 800 alunni e quindi l'amministrazione ha pensato bene di ridurre il numero di classi, nonostante ci siano delle emergenze. L'ultima è quella dei bambini ucraini. Ci sono bambini ucraini nella costa, abbiamo conoscenza di oltre 200 a Giulianova, altri 200 a Roseto, che se dovessero frequentare le nostre scuole non hanno nessuna possibilità di avere un supporto, un'integrazione e quindi una possibilità di inserirsi all'interno del tessuto sociale del nostro territorio. Quindi la nostra provincia è sicuramente messa peggio perché ci sono meno alunni, ci sono meno organici, ci sono meno risorse.